Beh, ormai da tantissimi anni la parrocchia di San Paolo aderisce all'iniziativa dell'Estate Ragazzi, addirittura non ho memoria di quando abbiamo iniziato. Cerchiamo sempre di più di farla diventare una realtà di comunità parrocchiale, quindi una realtà proprio dentro alle attività della parrocchia, non una parentesi di centro estivo, ecco, ma una delle attività della parrocchia. Credo che sia un'esperienza molto forte, soprattutto per gli animatori. I bambini lo vivono molto come centro estivo, come momento di gioco e anche di divertimento. Invece credo che sempre di più per gli animatori, quelli più giovani, ma anche quelli ormai che da anni fanno questa esperienza, diventi uno dei momenti formativi forti per loro. Io ho iniziato che ero bimbo, con la Sagra Famiglia, San Paolo di Ravona insieme. Facevamo estate ragazzi, quindi 5 anni da bimbo e poi da animatore, si inizia alle superiori e continuo a farlo perché è bello, si conoscono le persone della tua comunità e si costruisce qualcosa insieme e soprattutto si creano nuove amicizie. Un'esplosione di bellezza dove c'è tanta allegria. E si riesce anche una sfida per mettersi alla prova con le altre persone, con i più piccoli soprattutto. Estate Ragazzi è un momento molto coinvolgente, direi che uno non smette mai di pensarla. Una volta finita, un'estate ragazzi, già pensi alla prossima, cosa è andato bene, cosa è da migliorare, cosa si può proporre. Quando esce il tema di estate ragazzi, cioè verso aprile, si inizia la fase di preparazione più stretta e lì appunto si comincia a fare il calendario delle 15 giornate di estate ragazzi. E si organizzano i laboratori per gli animatori e si mette in moto un po' tutte quelle che possono essere le risorse, anche di adulti.